aggiungo poche parole, vuol dire che c'è un ospite di peso, signore e signori, Mariella Nava. Mariella Nava che per il suo compleanno, che è il 3 febbraio, tra un po', si regala un altro dei suoi capolavori, Epoca. Lo possiamo dire lo noi, spero, perché cioè, abbiamo già sentito e visto i testi, quindi non solo ti facciamo gli auguri, anche se Papa Francesco ha detto che gli auguri troppo prima non si fanno, quindi ha ragione, ti manderemo il tweet di auguri il 3 febbraio. Bravo. Mariella, 30 anni a regalare, ti ho detto, bellezza, prima che ci siamo visti, perché i tuoi testi non sono mai banali, perché tu vivi il tuo tempo e lo racconti. I tue canzoni sono delle storie che iniziano, che hanno uno svolgimento, poche volte si ripetono le parole, questa è un'altra della tua meravigliosa arte. Tu come hai cominciato, Mariella? Ho cominciato innamorandomi di un pianoforte da bambina che ho visto entrare in casa, no? E tra l'altro non era stato acquistato per me, ma per la mia sorellina più grande, che saluto perché mi segue sempre. Sta a casa, come si chiama? Si chiama Elvi Rosa, perché hanno unito i nomi delle due nonne materne. Che bel nome. E quindi niente, insomma, lei era già, aveva una bellissima voce anche lei, ha una bellissima voce, però insomma è stata tratta da altre discipline. E quindi lei ha iniziato a studiare, ma io mi ci sono proprio appassionata, poi lei ha mollato, io invece da quel momento quel pianoforte era mio, mi apparteneva. Tu fai parte della mia vita. Sì, e poi scoprire tutto quello che si poteva fare, sono combinazioni che non hanno fine, non hanno termine, l'infinito è lì dentro. Mariella, la cosa forte tua, che tu al di là della tua carriera personale, tu sei una cantante, poi hai scritto e crei per tantissimi, ma proprio non si finisce mai di scoprire che i testi sono tuoi, che le canzoni sono le tue, e quando dei granti come Renato Zero, anche lui lo salutiamo, che è un carissimo amico tra l'altro, sì, che è diventato tuo carissimo amico, ti dice lavora per me, crea per me, io penso che si sia arrivati ad un punto. È una grande responsabilità essere stimati così da un grande, perché insomma bisogna sempre essere all'altezza di un nome come il suo, e della se noi bellezza, diciamo spalle al muro, nessuno può obiettare che tu sia arrivata da lì. È partita la nostra amicizia, la nostra unione artistica, se vuoi, insomma, vogliamo la nostra sentire un momento. Penso che tutti quanti in questo momento siano pronti a fischiettare, a cantare e a godere di questa interpretazione. Andiamoci. Vecchio, diranno che sei vecchio, con tutta quella forza che c'è in te. Vecchio, quando non è finita, c'è ancora tanta vita e l'anima la grida, e tu lo sai che c'è, ma sei. Le canzoni che fanno venire i brividi, mi dispiace ma è così ogni volta che la sentiamo. Diciamo che è l'unione, no? di una canzone importante con un'interpretazione sempre grandiosa, insomma io dico sempre grazie a Renato, perché sono sicura che questa canzone senza la sua interpretazione non sarebbe diventato il capolavoro che è. Diciamo che era già un capolavoro lui ha aggiunto... Ha aggiunto meraviglia e stupore a tutto questo. Mariella, i tuoi testi non sono annacquati. Già nelle canzoni si tende, ecco, a parlare l'amore perfetto, la vita bella, la spensieratezza. E invece tu hai la capacità di non scostarti mai dalla realtà. È quello che vedi, racconti.
Non è da tutti. Sì, io sono quasi una fotografa con le parole, però attraverso le parole di quello che vivo, di quello che tocco, di quello che mi arriva anche, no? A volte sono anch'io vittima di tante cose che vedo che vorrei non accadessero, no? Anche fatti di cronaca. E quindi questa attenzione è doverosa da parte mia, cioè questa sensibilità così recettiva, così forte, la devo anche un po' esorcizzare. Ecco, la musica mi aiuta anche a star meglio su quelle che sono le problematiche della vita, insomma, che conosco anch'io via via, o direttamente o attraverso appunto quello che i miei occhi guardano. Insomma. Mariella, tu quando scrivi per altri, sì, pensi già, immagini già chi potrebbe cantare quella canzone o tra virgolette crei su commissione della serie? No. Io, grande interprete, ti dico: Mariella, ho bisogno di te, e quindi tu crei appositamente per quella persona, per quella voce. A volte succede che qualcuno mi chieda proprio specificatamente una canzone, scrivi una canzone per me, ecco, come è successo nel caso di Renato, però in genere io scrivo, cioè a me piace scrivere col mio stile, nella mia maniera, e poi a volte dentro ci trovo degli ingredienti che mi fanno anche ardire nella proposta, no? Tu un'operazione del genere l'hai fatta con Mia Martini. Sì. Perché dici, a un certo punto avevi una canzone, le altre. È vero. Bella, di quelle belle. Dici, questa forse Mimi potrebbe cantare. Vero, verissimo. È una storia pazzesca che è questa canzone, perché tu non sai più niente fino a quando fai una bella scoperta. Sì, diciamo che era anche un periodo un po' particolare per me, in cui quasi volevo uscire di scena, cioè non perché? Essere più... Ma perché a volte capita, no? Che si abbia bisogno di un momento più intimo, più tuo, non stare nella mischia, anche per guardare la storia un po' da distante, si capisce meglio a volte da più distante, e si inquadra meglio, no? È come la telecamera che se vuole fare una panoramica qui, si deve un po' allontanare, non deve zoomare. E così successo, insomma, è successo per me in quel periodo lì, avevo bisogno di capire anche quale fosse ancora il posto giusto per me nella musica, se ce ne fosse ancora uno. E quindi avevo, insomma, un po' anche voglia di staccare la spina da tutto, cioè volevo starmene un po' per conto mio. E invece mi arriva questa telefonata di un collaboratore di Mia Martini, Maurizio Piccoli, e mi spiega che ha trovato tra i vari provini di Mimì questa interpretazione, questa canzone, dove aveva scritto, insomma, sul foglio probabilmente c'era insieme il testo, e su c'aveva scritto canzone di Mariella Nava, insomma, quindi lui mi ha contattata. Mimì, diciamolo, Mariella, mi permetto di dirlo io perché forse tu sei troppo umile per dirlo, quando Mimì faceva un'operazione del genere vuol dire che la canzone le interessava, le piaceva, metteva addirittura delle annotazioni in modo che quando l'avesse interpretata sul serio, è vero, ci avrebbe messo il suo pezzettino di cuore, che vuol dire che quella canzone lei non l'aveva dimenticata, ma al contrario l'aveva tenuta nel cuore, l'aveva tenuta da parte. E quindi dopo un po' di tempo addirittura, insomma, che lei già non c'era più, o perlomeno io sono credente, quindi so che è in un altro modo, però c'è. E appunto questa canzone è andata in una compilation, una di quelle raccolte che si fanno, insomma, per omaggiare, no, la memoria di un grande artista, è successo anche a lei, e dentro ci hanno messo questa canzone, quindi io l'ho ricevuta da lì. La vogliamo ascoltare? Come no? Le altre, l'interpretazione è quella di Mimì Martini. E di pensieri e vestono bugie con gli occhi seri ed un rimorso in più, che cosa vuoi che sia? Le altre che versano i profumi
atteso niente. Mariella, posso farti una domanda? Sentendo anche questi testi, avendone un po' anche ripassati ieri, ma a te il mondo in cui vivi piace? La vita che vedi intorno a te piace? Sei melanconica? Chi sei tu? Io adoro la vita, la considero un premio. Quello che mi disturba, diciamo, l'elemento che mi fa un po' distonia dentro, che mi crea disagio, è vedere quanto la gente non ne abbia percezione di questa grandezza, di questo valore. O perlomeno, fortunatamente non tutti, ma in quest'epoca, come scrivo un po' nel mio disco, sì, c'è una perdita di tutto quello che compone la vita, che sono proprio i sentimenti, la parte più bella, quella che ci fa veramente sentire vivi. È un po' quello che descrivo anche in questa mia nuova canzone, no? Questo chiuderci nelle stanze o stare nei nostri pensieri soli di fronte a uno schermo freddo, che sia un computer, che sia uno smartphone, che sia qualcosa che comunque ci illude di essere in collegamento con altri, ma in realtà ci ferma un vero trasferimento di sensazione, di partecipazione, no? E allora credo che qualcuno ci stia un po' togliendo la vitalità. Che cosa salvi di quest'epoca, giusto per tornare al titolo della tua ultima creatura? Ma salvo il fatto, per esempio, che di fronte a dei rischi che avvertiamo tutti di un ritorno indietro su certe conquiste che abbiamo fatto, il mondo si muove. Per esempio, io lo dico a voce aperta, questo Trump, che non lo so da dove sia uscito, ci fa un po' rabbrividire, no? Con queste sue idee, muri, chiusure. Ecco, io vedo che il mondo si sta un po' animando, al di là di quello che forse non ha capito bene come stanno le cose. Speriamo che, tra l'altro, le proteste di queste ore possano aprire i suoi occhi e il suo cuore. Certo, forse si tratta proprio di fargli capire che c'è qualcosa in lui che sta prendendo un cammino sbagliato, forse anche lui è curabile. Ha bisogno di un attimo di chiarezza. Senti, sì. Mariella, visto che ci sei, sì, visto che questa epoca di cui racconti ha comunque il profumo del buono, perché poi nella vita non si può soltanto denunciare, ma bisogna anche provare a immaginare una realtà, certo, diversa. Ma bisogna proprio muoversi a Possiamo fare. Possiamo chiederti di cantarci proprio Epoca. Vado. Signore e signori, Mariella Nava, io mi alzo come al solito, il posto è tutto per te. Epoca. Così su una bacheca, ma la vita reale dov'è? Ce l'hai messa già su un'ipoteca, concentrati a trovarci da lì, ci incontriamo e da dirci più niente, tutti persi in frenetici click, ci guardiamo ormai distrattamente, che perfino un dolore sta messo in mostra, in video fotografato, chiedi aiuto come dentro un film, ma è conforto o lo abbiamo violato? Da te nasciti amori e di più, quanto abbiamo e a chi lo avremo inoltrato, scorre in fretta ogni cosa va giù, con un dito e tutto è di me. Stella, dov'è l'ultima luna verde, l'ultimo sogno, se vuoi l'ultimo abbraccio, e per noi l'ultimo volo, se c'è l'ultima voglia di te, l'ultima cosa per chi, l'ultima voce di un sì vicino per altruisti, ma troppa distanza,
e qualcuno ferisce anche lì, senza nome e da dentro a una stanza, due parole postate così, sembrano non avere importanza, ma più il buio rimbalza e di più ingombra l'anima e la sua capienza, consegnati tutti alla vanità. Questo cibo provoca intolleranza. L'ultimo cielo dov'è? L'ultimo sole per te, nel tuo risveglio, se vuoi una carezza di noi. L'ultimo viaggio più in là, l'ultimo amore che bellezza delle esserci. L'ultima notte di te, dimmi ricordi, quando è quel tocco? A noi continua a piacere guardarsi negli occhi, parlare molto, piuttosto che scrivere quelle paroline che potrebbero anche non avere senso. Ma diciamo che quelle paroline servono per darsi poi un incontro vero. Bravo. Prendiamo appuntamento e poi il resto guardiamoci negli occhi. Certo. Devo dire a tutti, questa anteprima ghiottissima, perché il CD esce il 3, il giorno del mio compleanno. Però adesso girerai tutta Italia, certo. Catania, Roma, certo. Napoli, per il firmacopie, che è una cosa importante. Incontro il mio pubblico e poi appunto c'è proprio un appuntamento il 10, qui il 10 febbraio, andiamo proprio prima. A Roma, a Discoteca Laziale. Ci andiamo tutti, ci andiamo, sì, tutti. Ti aspetto. Con il CD che tanto ce lo firmi pure. Ma anche all'Ian Club adesso a Trastevere, proprio il 3 la sera, faccio proprio una festa, così un party. Celebriamo questo compleanno meraviglioso e spegniamo le candeline. Mariella Nao, meraviglioso. Grazie, ciao a tutti. Grazie per la bellezza che hai regalato. Stamattina grazie. Il viaggio è bello, siamo partiti dall'opera, ci siamo atterrati in questo mondo magnifico che racconti e facciamo anche una puntatina a casa di Glauco Mauri, che stasera ritorna all'Eliseo con il suo Edipo. È stato un incontro bellissimo perché è ancora un grande vecchio che ha tante cose da raccontare. Grazie Mariella Nava. E auguroni. Grazie.